cosa sono tali perché lui ha lavorato. Ok. Scusami. E sembravano due pezzi di così di pietradifera, eccetera. E ne abbiamo tirato su uno a destra e uno a sinistra, quello a sinistra è stato ributtato giù, ma questi avevano una funzione molto particolare, cioè prima di entrare nella polveriera, gli austriaci, che erano molto pragmatici, che cosa hanno fatto? Hanno fatto un portacenere dove bisognava lasciare i sigari o le pipe prima di entrare dentro nella polveriera. Il problema è tutta la vegetazione che è cresciuta nei terrapieni, perché? Perché i terrapieni sono fatti di terra ma sotto c'è mattone, quindi il radicamento profondo degli alberi determina quello che è successo una volta che stavamo lavorando, cioè il crollo delle volte. Quindi il radicamento allarga i leganti e quindi determina il crollo. L'unico che potrebbe essere mantenuto è questo meraviglioso albero di fico. Perché? Perché i fichi hanno un radicamento parallelo al terreno e quindi causa meno danni, poi praticamente alla base, ma tutto quello che vedi in origine non c'era e dovrebbe essere completamente eliminato, tolta la terra, riparato con un cucci-scucci tutto i mattoni, cioè tutta la parte di cotto, e quindi rimessa la terra e coltivato esclusivamente con erba che al massimo cresce tanto. Questo darebbe una visibilità totale, che era quello che loro volevano, il controllo totale da un lato all'altro, e non creerebbe più. Ecco, teniamo conto che qua il restauro grosso, importante, è stato fatto nel 1990 dal Consorzio Venezia Nuova. Il forte si presentava spezzato e ci si poteva entrare dalla parte, diciamo, verso la bocca di porto, direttamente dal mare. Che cosa è stato fatto? È stato ricomposto architettonicamente, è stata la parte del mastio completamente restaurata, è stata protetta la sottofondazione con una diga che doveva impedire che l'acqua entrando determinasse ancora l'escavo e l'approfondimento. Qua abbiamo davanti alla porta del forte il punto più profondo della laguna, sono circa 35 metri circa, sì, che sono determinati dal vortice che fa l'acqua entrando dentro, batte sul forte, gira e va via. Questo scava e scava continuamente, quindi i lavori sono stati finiti nel 90. Cioè, tutto sommato, dovrebbero essersi conservati molto meglio, ma non essendo stato fatto nulla nella parte interna, ovviamente doveva essere tagliato e comunque doveva facilitare lo scorrere del materiale verso l'alto. Ecco, teniamo conto che le artiglierie nella nuova impostazione del San Micheli sono tutte collocate al piano terra, però artiglierie piccole, quelle da murata, erano posizionate al piano di sopra, quindi serviva comunque sia per far scorrere del materiale che poteva essere il munizionamento, le palle, la polvere, eccetera. Sì, sì. Jump. Comunque dopo dall'alto vedremo il profilo, il contorno del godo della Adighetta. Allora, prima l'aspetto simbolico della porta aperta, cioè nella tradizione della porta ad acqua veneziana, la porta aperta significava sei accettato, puoi passare. E poi aveva una funzione di servizio molto piccola, che era quella di alare le scialuppe che arrivavano fino alle imbarcazioni che facevano fonda davanti al forte, ricevendo diciamo l'ok per procedere. Chi sbarcava si trovava davanti a una scala che lentamente si ristringeva come un imbuto, quindi per difendere questa scala era sufficiente una persona in alto contro 20 che si incastrava perché non riusciva ad andare più avanti. Ma anche se tutta una serie di elementi di carattere architettonico che non sei da poco,
Cioè qua tra l'altro i restauratori intelligentemente gassa la fessurazione che si era determinata tra la parte anteriore del mastio e la parte retrostante, che proseguiva fin in alto e apriva completamente il mastio, ed era di farlo crollare anche questo completamente in mare. Cioè quindi siamo di parlare di 6 cm, 7 cm del coso di fessurazione. Francesi, portai dentro in arsenale, piantai nella banchina come segno di disprezzo nei confronti della Repubblica di Venezia e usai come bitte, quindi i cannoni fondamentalmente zero. Oh, ce l'ho fatta! Dai, non sta a rompere il portafiori, ciò. Porto a casa, boh. Porto a casa, sì. Oh, boh. Ma dopo torniamo... Ullala! Dopo torniamo su per di qua. Sì. Ok, ve la lascio qua anch'io la testa. Ah. Gli esploratori, che bello sono. Ah sì, meraviglia. I veri mani. Ma è arrivato che ti dici? Adesso ti vedi. C'è una meraviglia qua. Qui c'è il muro del cemento che contermina quest'altra parte. Ma scusa, di qua cosa? No. Sì, io aspetta che ho fatto la spesa qua. Si chiama vizio di tu. No, sai che cos'è che lei? Sapete come è fatta la croce di Sant'Andrea, ovvero sia questa. Eh sì. E in questo caso specifico noi vediamo delle scale che scendono e delle scale che salgono in questo senso. Hanno un punto di congiunzione che è questo e determinano, se le si disegna, una croce di Sant'Andrea. Ma in realtà la funzione era diversa, permettere ai soldati che dovevano salire di non intralciare quelli che dovevano scendere. E se c'era qualche necessità di collegamento c'era questo. Quindi questa scala rispetto a questa ha la stessa identica funzione in senso contrario. E anche questa è una dei giochi che si è permesso Michele San Michele nel lavoro che ha realizzato. Schiffer e Mick Jagger nel nostro forte, una roba per fin incredibile. Questa riusciva a camminare con i tacchi da 12 nella ghiaia del coso della piazza d'armi, quindi abbiamo pensato o questa si è grandemente allenata come che c'era, oppure che c'è un fenomeno dell'evitazione naturale che la porta, ma comunque c'era di una gentilezza, cioè prima si arrivava degli amici fotomodei
che si è messo del fianco, che si è fatto fotografare. Poi si arriva una signora con le borse della spesa, che ha messo sulle borse della spesa e ha detto: posso fare una foto con lei? E io: sì, certo signore. Lei ha messo a mano a spara. Se non devo parlare di Claudia Schiffer, se non devo parlare. Perché è arrivato con 4 guardie del corpo, era scorbutico e arrogante, assolutamente incapace di stabilire qualsiasi tipo di rapporto umano, però Mick Jagger... Faceva così, che concorso drido i cani... Che sei morto te!